Invece hanno continuato, ecco, hanno continuato e la notizia diventa sempre più piccola. Tanti anni fa il manifesto usciva ogni giorno riportandoti la cifra degli operai morti o feriti, ogni giorno, e te lo mostrava. Oggi figuriamoci se te lo fa. Allora io credo che, primo, per quanto a noi interessa, c'è il problema. Noi non abbiamo un'organizzazione di fabbrica, non abbiamo una possibilità di presenza sindacale, eccetera, eccetera. Una cosa ce l'abbiamo però, possiamo farla, cioè cercare, dare una mano perché si introduca un nuovo spirito, un nuovo atteggiamento. È morto il comunismo, tra virgolette, viva il comunismo, un articolo francese. E allora per esempio diventa importantissimo che noi realizziamo questo progetto del sito nostro, o come si chiama, in cui informiamo sull'esistenza del movimento comunista, perché uno degli elementi della mancanza di forza è che si crede che il comunismo è morto, almeno in Occidente è morto, e noi possiamo invece mostrare, primo, l'esistenza di questo movimento, secondo, che oggi meno che mai è possibile parlare di Occidente e Oriente. Il compagno Gunther, ma non mi ricordo, insomma, pubblicò per Einaudi un libretto in cui mostrava come era l'alto sviluppo capitalistico che creava il sottosviluppo nel Mezzogiorno. Gunther Frank, questo? Ecco, e questo noi lo possiamo mostrare. Gunther Frank, mi pare. Ecco, oggi per esempio io ho il figlio di mia moglie che telefona piangendo a casa, non valgo niente, nessuno mi stima, non soffre niente, perché questo ha 30 anni e non riesce a trovare lavoro. Quando trova lavoro dice devi uscire dalle scarpe di quello. Fino a quando io non ti licenzio, all'improvviso ti licenzio. Ora, non è un unico caso, evidentemente, il numero di suicidi. Palak, quello che cecoslovacco che si bruciò a Praga, no? È diventato un modello. Operai che si sono suicidati o che vanno sulle torri. Cioè, lotta di massa. Perché la restrizione all'individualismo, il tentativo di... Allora, il problema, io credo che per noi sia esattamente questo. I fatti hanno mostrato che i partiti comunisti occidentali non hanno mai accettato la teoria leninista dello Stato, che lo Stato sia il massimo organo di violenza della classe dominante sulla classe dominata. Il Partito Comunista Italiano, Francese, eccetera, non l'hanno mai accettato. E Di Liberto poteva giustamente richiamare la tradizione del PC in Berlinguer, cioè in uno dei personaggi in cui più chiaramente si vedeva questa incomprensione totale a proposito della natura dello Stato, anzi il tentativo di entrare nello Stato, dove vi ricordate quella canzoncina "Vengo anch'io, no tu no", che coglieva nel segno
che loro volevano entrare al governo e non erano sufficientemente sicuri, però hanno fatto la spaccatura eccetera eccetera e mancano vanno al governo. Quindi per esempio noi questo obiettivo di, come dire, mettere carne al discorso sulla debolezza della soggettività, mostrando come nei paesi capitalistici avanzati difficilmente i partiti comunisti hanno accettato la teoria di Lenin sullo Stato. Secondo me noi questo lo dobbiamo fare. Per questo io insisto molto sul luogo, su internet, documentazione delle lotte e spiegazione, illustrazione dei difetti. Usciamo dalla formula debolezza della soggettività e cominciamo a dire dove sta esattamente. Per esempio in questa concezione dello Stato. Secondo, figuriamoci, nessuno di noi, neanche Codino sarebbe dire che tra noi ci sono dei fascisti, però un discorso un po' serio sulla resistenza andrebbe pure fatto. Perché a un certo momento degli operai armati con il fazzoletto rosso si vedono arrivando al Partito Comunista, togliete il fazzoletto rosso, mettete quello tricolore, e lì sono successe delle cose, delle reazioni. Cioè demitizzare la resistenza, ma da sinistra, significa anche colpire questa Costituzione, perché è ridicolo che noi ci mettiamo a difendere una Costituzione che, quando c'era il Partito Comunista, per decenni abbiamo scritto è violata in continuazione, non è stata attuata, eccetera, eccetera. Io ricordo che quando finalmente fecero le regioni, in Grau, su critica marxista, ebbe il coraggio di paragonare le regioni al Soviet. Che significa se non aver capito che cos'è lo Stato? Quindi un problema nostro è cercare di capire sul serio qual è l'ambiente umano in cui ci muoviamo, qual è, come dire, psicologicamente l'ambiente in cui ci muoviamo. Mica è tanto una fesseria quello che di una moda tale per cui il giovane operaio, il giovane studente non si riconoscono più dall'abito, sono sempre tutta una barbellata. E invece un elemento centrale per far ricordare le differenze è che queste si siano marcate. Voglio dire, se tu leggi un libro di Zola, tu vedi che il proprietario terriero è vestito in un certo modo, il capitalista cittadino in un altro modo, il contadino in un altro modo. E per la strada tu non puoi confondere, vedi lui, il tipo è tale per cui quello probabilmente è un capitalista. Invece adesso, se tu vai per la strada, quel giovane là che è? Se ti dicono ma guarda che non c'è più il proletariato, tu sei anche confortato dal fatto che hai una merda generalizzata per la strada, per cui... E di trovare questo che hai detto? Dove si nota questa distinzione? I misteri di Marsiglia. Di chi? Emile Zola. Ah. Comunque c'è un dibattito su questo che è uscito in una rivista brasiliana, cioè loro prendono spunto da una cosa che avevo scritto io e si dibatte. Secondo, terzo, quinto, non so, io credo che
se noi pensiamo all'uso che sentiamo fare da compagni trotskisti del termine burocrazia, e poi andiamo a leggere Trotsky, io ho l'impressione che quel trotskista e Trotsky parlassero di cose diverse. E che bisogna essere molto attenti, appunto, a considerare prima la necessità inevitabile della burocrazia quando lo Stato è uno Stato centrale. Noi non siamo per lo Stato, come dire, disgregato, federale. Noi siamo per lo Stato centrale. Il nostro problema è la pianificazione economica, non il fatto che a Verona se la fanno come gli pare, a Napoli come gli. E questo implica una burocrazia. Quando la burocrazia diventa un nemico? Ecco, questa è una domanda reale, perché c'è un momento in cui la burocrazia è un elemento fondamentale dell'organizzazione e c'è un momento in cui diventa un nemico. Come avviene? E qui, tra le tante cose che vanno citate, va citato anche il basso livello culturale delle masse. Allora ecco perché non avremo mai l'occasione forse di discutere di questo, ma noi a Codino potremmo dire, quando lui obietta, nel Mandellino ci sono delle cose buone, sì, ma guarda che tu devi creare col tuo partito delle persone che in prospettiva siano capaci di contribuire alla gestione dello Stato. Quindi non gli devi dare le cose facili, ma le cose difficili, per farli maturare sul serio, perché poi dovrai avere un partito capace di muoversi. Uno dei drammi dell'Unione Sovietica è che l'avanguardia proletaria è pressoché distrutta dalla guerra e quella che infamamente viene chiamata l'era Lenin del partito fu organizzata da Stalin e significò l'ingresso di milioni di contadini che erano restati contadini, improvvisamente divenuti operai, senza esperienza rivoluzionaria, senza attitudine critica, perché di formazione profondamente religiosa, e quindi hanno favorito il padre. Voi lo sapete che la Pravda pubblicava delle poesie di Osanna Stalin come persona miracolosa. Voi lo sapete che a Togliatti è capitato, andando nel meridione, che delle donne gli mostrasse il loro bambino malato e pregando toccalo che lo salvi. Il socialismo non ha nulla a che fare con questo, no? In più, io trovo una cosa in Trotsky che non trovo né in Codino né in eccetera. Vabbè, non è una balla, ma l'esposizione che lui ha fatto del libretto, e più ancora il lettore del libretto, ti dice che se ci sono 100 cose, 90 sono con il punto interrogativo. Cioè, vanno sviluppate, vanno approfondite, vanno probabilmente riviste. Noi siamo quelli che, mentre viene scriveva che fare col punto interrogativo, abbiamo una rivista che è che fare senza punto interrogativo. Ecco. Allora, e mi ricollego alla riunione che abbiamo fatto con il compagno di... Io confermerei l'idea. Noi proseguiamo.